Diciamo che ci abbiamo ancora viveri per una settimana scarsa, ma ormai tutti sanno tutto. Devo dire che c'è anche degli impegni in questo senso, verbali, impegni assolutamente chiari. Mi sembra che il Paese, in questo forse non siamo neanche stati fortunati, perché sapete benissimo che ci sono altre priorità, però insomma non è certo colpa nostra se si è arrivati non all'ultimo, all'ultimissimo a trattare questo argomento. Insomma, sono 2 anni che non tanto ci giriamo intorno che purtroppo non si era trovata la soluzione. Poi quando ti riduci all'ultimo è chiaro che se c'è il rischio di un'altra, diciamo, emergenza molto più grave, in particolare poi c'è una più o meno, diciamo, situazione di governo che la conosciamo, diventa tutto difficile. La soluzione potrebbe essere un decreto che rinviasse però a misure più approfondite più avanti. Ma guardi, non mi voglio sostituire al legislatore nel modo più assoluto, però insomma con chiunque parla dicono che questo è il veicolo ed sarebbe impensabile, inimmaginabile che oggi si riescano a, diciamo, a mettere, io li definisco i puntini sulle i, anche perché non ci sono riusciti in 2 anni, non vedo come in questo contesto che stiamo vivendo si possa fare in così poche ore. Ci sono ancora i tempi per evitare sanzioni? Sì, ma basta che esca qualcosa che, diciamo, faccia vedere che il governo italiano, come si era impegnato, dimostri appunto di mettere con una norma quello che erano ovviamente gli impegni presi in tempo.